Anche in Abruzzo cinema, teatri e luoghi di cultura aperti al 100% oppure al chiuso, discoteche al 50% e questo è il contenuto del decreto del governo in vigore da lunedì 11 ottobre. L'Abruzzo dunque torna in ballo, eppure il 50% di capienza delle discoteche non convince i gestori. In particolare, spiega Stefano Cardelli, Ciba Confartigianato e operatore del settore, le discoteche riaprono dopo una chiusura. Allora, in realtà dall'8 marzo 2020, perché poi c'è stata solo una piccola parentesi estiva, ma con limitazioni, mascherine e compagnia bella, quindi come se non avessimo mai riaperto, quindi quasi 20 mesi di chiusura. Un'apertura al 50% che è meglio dello zero, nel senso che e soprattutto si toglie il divieto di ballare. Ma le discoteche in Abruzzo sono pronte per la riapertura, secondo lei? Discoteche grandi in tutto l'Abruzzo non ci sono, cioè discoteche che avendo 3.000 persone di capienza ne possono fare 1.500, quindi l'attività la potrebbero già svolgere. A memoria e comunque come conoscenza non credo che ci sia qualche struttura grande che possa riaprire. Ad essere pronti sicuramente, perché non si vedeva l'ora, però io credo che non riaprirà nessuno con questi numeri. Addirittura? Sì, perché faccio mente locale, sono locali da 500-600 persone che a 200-300 persone stentano a avere un punto di pareggio almeno nell'organizzazione di un evento, quindi non lo so, però noi ci stiamo sentendo tra di noi per capire quali sono soprattutto le modalità, perché poi col ricambio delle persone può darsi pure che uno riesca a fare dei numeri più importanti, però è da verificare tutto. Ingresso in discoteca, ma solo col Green Pass. Per i cinema con capienza al 100% parla Toni Zitella, presidente ANEC Abruzzo e Molise. Sicuramente è una notizia positiva, anche se tutto sommato non ci cambia di tanto, perché purtroppo in questo periodo non è che abbiamo problemi di pienoni nelle sale cinematografiche, perché la gente insomma è ancora un po' titubante. Voglio ancora ricordare il fatto che per vedere i film bisogna avere la mascherina, per cui diciamo che un po' alcuni sono refrattari a vedere il film con la mascherina. Comunque il 100%, quindi non ci sarà più il distanziamento, avremo l'opportunità quindi di avere una piccola restrizione in meno rispetto al passato. Speriamo che si vada così verso la riapertura totale senza mascherine e quant'altro, nel massimo rispetto della sicurezza, che voglio ricordare noi al cinema abbiamo sale grandi, abbiamo appunto le mascherine, abbiamo il Green Pass, quindi questa è un'altra cosa che voglio dire, perché ogni tanto viene qualcuno che sembra vivere un po' al di fuori del mondo e dire: ma serve il Green Pass? Sì, serve il Green Pass, ma poi per il resto c'è la massima sicurezza.